Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo motore della Emax ideale per droni FPV. Si tratta dell'Emax RS2306, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Il motore ci arriva in questo box di plastica ricoperto da una protezione in cartone, nella quale sono riportate le principali caratteristiche. Questo modello è da 2400 kW, poi notiamo che questo motore può essere usato con batterie da 3 a 4 celle. La spinta è un po' più di 1,5 kg, le eliche consigliate sono da 5 pollici, il peso del motore dichiarato è di 34 grammi e il dado per serrare l'elica è un M5. Su questo lato abbiamo l'elenco del contenuto della confezione che andiamo subito a scoprire. All'interno della confezione troviamo il motore, un dado autobloccante in alluminio e un set di sticker. Abbiamo poi la viteria per fissare il motore al frame. Un set per bracci da 3 mm e un set per bracci da 4 mm. Vengono fornite 5 viti per ogni set in modo da averne una di ricambio per ogni necessità. Ci vengono fornite anche una vite e una rondella di scorta per fissare la campana al motore. Infatti, gli Emax 2306 usano la vite al posto della clip. Questa soluzione è decisamente migliore in quanto smontare la campana per un'eventuale pulizia del motore è più semplice e veloce. Inoltre la vite garantisce una maggiore sicurezza rispetto alla clip. I magneti sono curvi, questo garantisce un minore gap con gli avvolgimenti, dando al motore una maggiore efficienza e potenza. I cavi sono in silicone da 18 VG e la loro lunghezza fino alla base del motore è di 12 cm. Quindi sono sufficientemente lunghi per essere montati su degli ESC 4 in 1 in un frame anche da 250 mm. Come abbiamo detto, questi motori sono dei 2306. Queste misure sono riferite al diametro del rotore e alla sua altezza. L'albero motore è in acciaio e cavo. Questo fa sì che sia resistente agli urti, riuscendo a contenere il peso. La lunghezza esterna è di 12,5 mm. Sopra i magneti notiamo della colla blu. Questa viene applicata dal costruttore per bilanciare il motore. È quindi importante non rimuoverla. Il peso del motore è di 36,7 grammi, leggermente superiore a quello dichiarato nelle specifiche. In conclusione, possiamo dire che gli Emax RS2306 sono indicati per chi cerca le massime prestazioni. La qualità costruttiva e i materiali usati li rendono tra i motori migliori presenti sul mercato. La sigla RS sta per Race Spec, infatti questi Emax sono una scelta molto apprezzata e utilizzata dai racer. Per chi invece fa freestyle e vuole spingere il suo quad al limite, troverà in questi motori un'elevata potenza. A tal proposito, gli ESC consigliati sono da 30 a 35 A o superiori. Per ottenere le massime performance, consiglio di utilizzare batterie 4S di qualità con un alto C di scarica. Questa era la mia recensione degli Emax RS2306 da 2400 kW. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.